Tanto la Juventus aveva trattato Benadia indipendentemente dal pensare alla cessione di Bonucci. Quindi io penso che questo atteggiamento possa portare a farmi capire che la Juve possa rinforzarsi notevolmente con Benadia. Invece proprio su questo, ma secondo te Carletto Ancelotti se lo fa lasciare scappare così Benadia? Ma guarda, non lo so, perché guarda, infatti Ancelotti è molto attento su queste, soprattutto sulle trattative di mercato, però secondo me Benadia in questi ultimi, diciamo in questi ultimi 2 anni non ha reso tantissimo, quindi magari può pensare che non abbia una condizione fisica perfetta. Ricordiamo però che per esempio la Juventus prese Barzagli, che non aveva una condizione assolutamente perfetta negli ultimi anni al Werder Bremen, non aveva giocato tantissimo, però diciamo fece questo investimento e adesso si ritrova un grande giocatore. Quindi io credo che magari la Juventus prendendolo possa riuscire a fare un colpo come quello di Barzagli. Senti Andrea, l'ultima domanda che volevo farti invece riguarda proprio Euro 2016, cioè adesso si è giocato le 2 semifinali, si giocherà la finale Francia-Portogallo. Innanzitutto è la finale che ti aspettavi? E poi soprattutto un pronostico che questa sera chiediamo a tutti sulla vincitrice appunto dell'Europeo. Allora io in primis, come avevo detto anche nelle scorse puntate, vedevo favorita come finalista la Germania. E infatti secondo me ieri sera non ha nemmeno demeritato. E secondo me la Germania ha avuto le sue occasioni ma non le ha sfruttate, come invece ha fatto la Francia, che vabbè ha un certo Antoine Griezmann che sta facendo un europeo fantastico. Tra l'altro Griezmann, che era stato criticato dopo la prima partita, che aveva giocato in modo sottotono, e invece adesso è autore di 6 gol nelle ultime 5 partite. La Germania addirittura mi è sembrata strana una cosa, non so se anche voi l'avete notato, che dopo i 2 gol presi sembra che si sia, non lo so, trasformata, nel senso ha avuto più occasioni da gol di prima quando stava. Sì, l'ho notato anch'io questa cosa, è vero. Sì, infatti è stato un atteggiamento strano, forse si sono accorti troppo tardi che magari stavano perdendo la finale. Boh, ho avuto questo pensiero. Poi per quanto riguarda invece il Portogallo, diciamo puoi rifarti dopo la sconfitta in finale contro la Grecia, ricordiamo casalinga nel 2004. Mentre la Francia, l'ultima volta che arriva in finale, vinse il trofeo fu nel 2000 e sappiamo purtroppo contro chi. Quindi un pronostico finale? Un pronostico? Io comunque do per favorita la Francia, anche perché gioca in casa. Però dall'altra parte c'è anche un fenomeno, ovvero Cristiano Ronaldo, che può far vincere la squadra da solo se vuole. Quindi io dico pareggio nei 90 minuti e vince la Francia di nuovo. Maxi, sei d'accordo? Assolutamente, che vince la Francia lo spero, e spero di no, ma che Cristiano Ronaldo è un fenomeno con qualche dubbio, insomma, ecco. Davide? Sì, sono d'accordo con Maxi pure io, cioè il Portogallo anche troppo fortunato arriva in finale, ecco. Bravo, insomma, poi diciamo anche perché che girone era cioè la parte no, ma ha giocato sì, proprio male, ha fatto 5 pareggi e sì, una vittoria sì. Ha vinto una partita nel 90, è arrivato come migliore terza, cioè è scandaloso. E poi ha passato qua ottavi e quarti ai calci di rigore, giusto la semifinale ha battuto il Galles. No, ma Cristiana non è che ha fatto grandissime cose. La solita fortuna di stare lì, però allora, la Francia secondo me non è stata aiutata un po' da questo. Poi aiutata fino a un certo punto dal calendario, cioè aiutata nel girone. Poi dopo se la Spagna arriva seconda,
se il Belgio arriva secondo, se l'Inghilterra viene, arriva seconda e viene eliminata dall'Islanda, non è che è colpa della Francia, eh? Cioè, quindi voglio dire, la Francia poi ha incontrato delle squadre, poi alla prima squadra forte l'ha battuta, gioca come hai detto te giustamente, gioca a casa, tutte le competizioni che ha fatto in casa le ha sempre vinte, all'Europeo e al Mondiale, tutte le volte che arriva in finale, tranne con l'Italia in Germania, l'ha vinte. Quindi insomma, che devi fare? Secondo me il pronostico è nettamente a vantaggio dei francesi, per di più Griezmann finalmente non si fa prendere diciamo dall'emozione, il rigore importante lo butta dentro, poteva buttare dentro pure a Milano, ecco, invece l'ha buttato fuori per sfortuna di tutti gli antimadridisti come me. Va bene, va bene. Allora Andrea, noi ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio, una buona estate ovviamente. E poi tanto ci ritroviamo qua su Radio Roma Futura per un palinsesto autunnale molto interessante. Ci svelerai poi presto la trasmissione. Ok, sì. Va bene, dai, allora buona estate, ci sentiamo qua su Radio Roma Futura. Ciao Andrea. Ciao. Ciao a tutti, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, rientriamo per andare in pausa musicale perché dobbiamo chiamare appunto il nostro Alberto Alquadi che è sulla questione Loco Bielsa e andiamo quindi a sentire una hit del momento dove ritroviamo qua su Radio Roma Futura Klingande con Losing You e con Daylight appunto alle 23, ora... Precisissima proprio, Davide, 23 in punto. Esatto. Quest'oggi siamo perfetti. Oggi proprio. Siamo perfetti, fantastico. Quindi ci sentiamo subito dopo. In my twin size bed.
swing.